buona settimana, guardiamo insieme le nostre stelline, sempre divertendoci, mi raccomando, perché lo sapete come la pensiamo. Allora, che splendore qui. Mi hai rubato la giacchetta. Bello. Mi ha rubato la giacchetta. Facciamo cambio? Magari, tanto vuoi? Ho perso già dei bottoni, vabbè, quindi facile anche da togliere. Dai. Allora. Ce l'abbiamo solo noi, Paolo Fox. Grazie, cari, troppo buoni. Inimitabile. Grazie. Allora, 12° posto. Oh, io vi ho tirato su per tutto l'anno scorso. Di gioia ne avete dovute. Se per una settimana vi metto al 12° posto, cari Capricorno, pazienza. Non va arrabbiare, pazienza, no? Tanto poi, diciamolo veramente, le cose come stanno. A voi le prove fortificano. Cioè, quando voi dovete affrontare una prova, innanzitutto siete preparatissimi, spiazzate tutti, ha dei muscoli cerebrali eccezionali. Ecco, no, perché ecco. Controllavo. E poi voi avete questa grande capacità di attendere il momento giusto. Perché i maggiori guai capitano, no, dico a te perché dici che, vabbè, capitano quando fai le cose di corsa, quando pensi di poter chiudere un discorso subito, quando ti affidi immediatamente ad una persona senza ragionare. Invece il Capricorno ci aspetta, sediamoci un attimo, ragioniamo. Magari qualche occasione scappa, però il più delle volte non fallite. Tutta questa... solo per dirvi che questa settimana, insomma, un pochino sottotono per via di un Marte che contrasta, di un inizio di settimana con la Luna opposta, può portare qualche ostacolo. Quindi con ogni probabilità vi troverete a combattere per avere ciò che desiderate, che poi è una cosa giusta. Sapete, ci sono delle persone che ci dicono no a prescindere, per poi dire sì solo dopo che noi abbiamo capitolato. Ecco, non date retta a questi bastian contrari. La Bilancia, 11° posto, sei contento adesso? Ecco, che al primo posto frigna, all'11° posto come sta? Venite? Masochista, ok, abbiamo capito. Allora, anche voi iniziate questa settimana con Marte, Luna, in aspetto un po' particolare fino a mercoledì, però attenzione, questo è un cielo che sta per liberarvi di un grande peso, perché Marte, pianeta che in astrologia rappresenta le tensioni, la fatica fisica, tra pochi giorni non sarà più contro. Diciamo che è una settimana che inizia in maniera un po' assonnata, ecco, così, diciamo così. No, ci ha azzeccato però. Dorme? Sì, sì. Sembra la primavera, invece è l'autunno, sarà questi cambi di stagione, però, ecco, mettiamola sul piano psicofisico, poi da giovedì recuperate, e qui Venere è sempre molto interessante per quanto riguarda l'amore. L'amore, ricordi? Quel tempo della tua vita mortale. L'amore! Se niente, quello che pazzesco. Io ci provo. Decimo... In giro, poi col piattino. Scrivete con fiducia, com'è l'email, poi ve la do. Se avete una proposta per Tiberio. 10° posto per il segno dell'acquario. Hai visto? Sono lì vicino a te che ti consolo. Anche perché sono soddisfazione, sempre meglio di niente. Ricordiamo che tra l'altro da domani il Sole inizia un transito un po' strano, quindi l'acquario si ritrova a dover fare i conti con qualche problema irrisolto. Attenzione a questioni di soldi, conteggi fatti male, tasse, multe, cioè magari anche questioni per la casa. In senso buono, magari state facendo dei lavori di ammodernamento e bisogna tirar fuori i quattrini. Insomma, un po' di regolarità dal punto di vista economico bisogna ritrovarla, e però l'amore può essere sempre portato avanti con grande coraggio. Di solito i fine settimana sono stati un po' impervi per l'acquario, quindi c'è anche chi si è innervosito. Voi siete lontani da gelosie, lontani da persone che vi mettono sotto controllo. Ecco, cercate di riguadagnare la fiducia di chi vi sta attorno. Il segno della Vergine, 9° posto. Qui c'è un po' di confusione, ve l'ho detto, si è alzato questo polverone da giugno, per chi ha fatto delle scelte volontariamente, per chi ha dovuto portare avanti dei progetti per questioni contingenti. Fatto sta che vi ritrovate in un guado, dovete cercare di arrivare a riva, ed è probabile che in questi giorni siate anche un pochino confusi. Voi avete molto rigore nella vostra vita, siete anche giudici degli altri, giustamente, molto seri, un po' come i Capricorno. Forse in amore dovreste essere un po' meno rigidi, perché persino le coppie di lunga data
in questo momento potrebbero discutere per motivi banali. Poi mai battibecchi, ti avevo detto che non lo dovevi fare, o rimproveri del genere, perché altrimenti si va giù. Il segno del leone, ottavo posto, mi piace molto questo cielo per quanto riguarda le relazioni sentimentali, è bello anche per quanto concerne le amicizie, anzi adesso avete voglia di riscoprire proprio le passioni, soprattutto se vi siete dedicati un po' troppo al lavoro. Ecco, lavoro, lì c'è un Mercurio, un Sole, da oggi un po' da domani un po' complicato, quindi attenzione sempre alle questioni economiche, soprattutto se nel passato avete commesso qualche errore. Il segno del Toro, settimo posto, innanzitutto non abbiamo più la situazione di diffidenza di inizio ottobre, quindi in amore piano piano si muove qualcosa, se avevate dei dubbi vi state aprendo. Ricordo che con queste stelle in vista del 2025 o torna il passato o voi siete più disponibili con una persona, c'è sempre tanta attrazione che poi nel tempo migliora, per esempio con alcuni segni, la Bilancia, con il segno del Sagittario che vi spinge a fare sempre cose diverse, qualche dubbio con lo Scorpione. In questo momento comunque siete voi che comandate. La settimana è abbastanza interessante, non vi metto su perché da giovedì venerdì saranno giornate un po' appannate, poi lo vedremo insieme nell'oroscopo giornaliero. Sesto posto, Sagittario. Allora, rispetto alla settimana scorsa state crescendo, avete una Venere buona. Certo, Giove, Saturno, sapete che sono sempre un po' un limite alla vostra realizzazione. Però se state facendo una prova, se state portando avanti una gara, ecco, certamente siete valutati meglio e avete anche la possibilità in questo periodo di riuscire a risolvere un problema anche solo schioccando le dita. Ecco perché c'è da dire che questo è un cielo importante anche per gli incontri, che sono molto validi. Non sono Sagittario. Ho capito, no. Però potresti incontrare una persona Sagittario. Io tutti glieli metto di fronte. 12 segni, ci sarà qualcuno. Quinto posto per il segno zodiacale dei Pesci. Belle queste stelle, con qualche dubbio nel lavoro perché dovete chiarire alcune questioni che non vanno, magari anche con dei collaboratori, con un funzionario, con dei soci. I sentimenti, che sta succedendo nel vostro cuore? Perché le relazioni part-time non garantiscono nulla, quelle di lunga data forse sono un po' ossidate e bisogna cercare delle soluzioni. Da domani comunque il sole vi aiuterà a migliorare. Al quarto posto l'Ariete, avete iniziato ottobre in maniera sbandata con tanti pianeti in opposizione, non che a voi le opposizioni dispiacciano dal momento che vi piace lottare per riuscire a raggiungere un grande risultato, tuttavia dopo tanta tensione avete veramente ritrovato una grande grinta. Ricordatevi sempre che questo Marte, almeno fino al 4 del prossimo mese, porta qualche piccolo dubbio per quanto riguarda la forma fisica, quindi curatevi un pochino di più. Ecco, non sospendete di botto le emozioni che sentite scorrere sotto e cercate invece di portare avanti nuovi progetti anche in amore. Gemelli, terzo posto, la luna favorevole, oggi Giove interessante, potete già pensare ad un nuovo progetto perché voi la mattina e il giorno fate le cose che avete deciso di fare, la notte pensate a quello che dovete e dovrete fare, quindi insomma la vostra mente non si spegne mai, non c'è uno switch, non c'è un on off. Oggi però, per esempio, avete una grande creatività. L'amore, beh, se è di lunga data va un po' rinvigorito, mentre invece se lo state cercando, adesso giocate un po' a fare le primule rosse, magari vi piace qualcuno, ma non vi concedete completamente, insomma, siete un po' alla ricerca. Secondo posto per il segno dello Scorpione. È un cielo importante, non vi metto proprio in cima alla classifica perché giovedì e venerdì avremo una luna contraria, quindi qualcuno si arrabbierà parecchio, soprattutto se attorno a sé non sente condivisione di intenti. Sapete che siete molto focosi, ecco, anche un po' vulnerabili, a volte vi mostrate più forti di quello che siete per paura degli attacchi. Non esagerate, poi ve lo spiego giorno dopo giorno, però è un cielo in crescita. È al primo posto il segno del Cancro. Io punto su di voi, perché con queste stelle si può fare qualcosa di più anche in vista del prossimo anno. Penso a chi vuole laurearsi, a chi vuole diplomarsi, a chi vuole innamorarsi, altre cose in arsi. Fate qualcosa di buono per voi stessi, ma soprattutto questa settimana
Giocate le vostre carte migliori, perché oggi, domani, mercoledì avrete delle buone intuizioni e io spero che l'amore torni prepotente nella vostra vita, perché voi senza amore non sapete stare bene, avete bisogno di confronti. Ciao! Rispondo alla tua richiesta per Arsi.